fatto stagioni importanti, insomma è un altro titolare, sono 10 giocatori. Cresciuto a Treviso nelle giovanili della Benetton, Castelletto Ticino, Napoli lo scorso anno 9,6 punti in 25 partite giocate, ha detto Carlo Recalcati nel prepartita, volutamente la voglia oltre che la necessità di dare spazio a Ceron e a Ruzier che sono giovani italiani. Bravo Recalcati, che ha visto dilatarsi il vantaggio tra i propri beniamini e la Real Venezia. Horner con un bel movimento contro Marshon Brooks, poi però va corto con il semigancio Mancino e Ceron colpisce da tre punti. Venezia che torna sotto i 20 di svantaggio. C'era un ottimo tiratore precedente e invece riparte salendo a quota 19 con da tre punti che ridà il più 6 alla Virtus Granarolo. Peric finge il tiro, poi la penetrazione, lo scarico sul perimetro per il tiro a tre punti. Ceron si è alzata in piedi tutta la panchina a spingere dentro la retina la bomba di Ceron, meno 3 per l'Umana Reir. Che però non viene sfruttato, la palla viene servita invece al centro austriaco, poi Jeff Vigiano per Michele Ruzier, ancora il palleggio aperto, lo scarico sul lato debole per Ceron che con una finta guadagna in fondo campo e trova due punti. Azione dei due più giovani e Ceron riporta avanti la Reyer di 8. Dunque ricomposta la coppia di esterni con Filoi, ma seguiamo i due tiri liberi di Marco Ceron. Va a segno il primo a 45. Un altro tiro libero per Marco Ceron che fa 2 su 2. Varese, ex anche Montegranaro, forse ha qualcosa in meno rispetto al fratello Kylian in rimbalzo, ma è un grande realizzatore, tanti punti nelle mani anche per lui. Che gran lavoro da parte di Marco Ceron, ne parlavamo. Gestisce la palla con Ross. Palla ancora per Ross. Gosse in angolo per il tiro da lunga distanza che entra di Ceron. Ragazzo di Mirano del 92, Ceron, un giocatore sbloccato. Quelli che devono sbloccarsi completamente per Pesaro sono Williams e Reddick. E prima lo fanno magari meglio. Sì, perché comincia a essere tardi. Altra tripla di Venezia, questa di Ceron. E per la Quinton Ross, chiuso da due, riesce a riaprire, palla per Miles che si butta dentro, il tiro da sotto, sbaglia, rimbalzo di Venezia. Raddoppiano, triplicano i difensori, sì, di Venezia. Ceron da tre è libero completamente, mette mentre la tripla. Noi con due uomini a terra, vale a dire Basile e Musso, abbiamo intanto Dell'Agnello pesca in panchina, va a pescare Raspino e Judge, dà l'impressione di aver ormai quasi messo da parte William, sì, ci ha provato in tutti i modi, il tiro da tre, il canestro ancora di Ceron. Se noi continuiamo a segnare da due, loro da tre, campo. Ceron ha due tiri liberi più palla a centrocampo. Ceron ancora, mette anche questo 14 per il numero 33 della Reyer. Ripetiamo, squadre lunghissime per quel che riguarda le rotazioni, pronto a rientrare anche Ortner per l'Umana Reyer che è in attacco. Bellissimo assist di Thomas Ress per Marco Ceron e va a ringraziarlo il giovane dell'Umana Reyer che trova. Viaggia con l'86,2%, 56 su 65 prima di questa sera e guardate il modo in cui sta attaccando Venezia in questo secondo quarto che non ha ancora prodotto nessun tiro libero, mentre Ceron si sblocca non soltanto lui, la sua stagione era 7 su 7 sin qui nelle giornate precedenti, 1 su 2 e meno 3 adesso di fila. Adesso c'è Marco Ceron in lunetta, perde con la partita decisamente peggiore della stagione per 40 minuti o meglio 38 minuti e 15 secondi. Intanto Ceron fa 2 su 2 dalla lunetta, mai entrato in partita. Segna il tiro libero Henry, ultimi possessi della partita con Michele Ruzier che trova l'assist in angolo. Il tiro da tre punti di Marco Ceron che sale a quota 5. È il